Che brutti gli zoo, poveri animali. Chissà come li hanno catturati. Ma scusa, non potevano lasciarli in pace, liberi nella natura? Che triste vederli così in gabbia. Queste sono frasi che probabilmente molti di voi hanno detto o sentito dire almeno una volta nella vita. E in assenza di informazioni su come funziona davvero uno zoo, o per meglio dire un parco zoologico, naturalmente intendiamo quelli che rispettano le leggi, ecco, senza informazioni e vedendo gli animali in gabbia, ci può stare che vengano certi pensieri negativi. Eppure, indagando su come funziona davvero un parco zoologico a norma, andando dietro le quinte, si scopre che c'è un mondo dietro, fatto di conservazione delle specie e della biodiversità. Oggi vi raccontiamo questo mondo grazie all'aiuto di un'inviata d'eccezione. Andre, però, presentati tu. Grazie Ale. Ciao, sono Andrea. Documento gli sforzi per salvare gli animali selvatici e per combattere il bracconaggio, insieme a rifugi, riserve e centri di conservazione in diverse aree del mondo. Geopop mi ha inviata in un importante parco zoologico dove ho raccolto moltissime informazioni. Cominciamo dalla domanda che ci interessa di più. Da dove vengono gli animali che vediamo all'interno di un parco zoologico? Un elemento rassicurante è che gli zoo a norma in Europa non catturano animali selvatici in natura. Molti zoo europei hanno unito le forze per avere un ruolo sempre più importante nella salvaguardia degli animali. E oggi gli esemplari presenti in questi parchi sono tutelati da diversi enti, come per esempio l'EASA, l'Associazione Europea degli Zoo e Acquari. Questa, oltre a vigilare sul benessere degli animali, coordina anche progetti importanti di tutela per le specie a rischio di estinzione. E infatti, la maggior parte degli esemplari presenti in questi parchi è nata al loro interno. Voglio mostrarvi una cosa. Quella che vedete alle mie spalle è una famiglia di asini somali. Il cucciolo è nato stamattina alle prime luci dell'alba. Gli asini somali sono una delle specie più a rischio di estinzione in natura. Vivono in zone di guerra, per cui ad oggi l'unico modo per farli sopravvivere è prendersi cura degli esemplari all'interno delle strutture zoologiche. Questo perché se una specie selvatica dovesse scomparire, gli animali degli zoo potrebbero rappresentare l'unica speranza per farla rinascere. Ma servono piani di reintroduzione mirati. In questo momento stiamo osservando le sue prime ore di vita. In alcuni casi eccezionali, dopo le operazioni di antibracconaggio, gli animali vengono affidati direttamente agli zoo perché spesso sono gli unici in grado di poterli gestire. Guardate, questa è una testuggine ragno del Madagascar. È chiamata così per questo motivo a ragnatela sul suo carapace. È stata sottratta ai trafficanti e trasferita qui, a Safari Park di Pombia. È una specie a gravissimo rischio di estinzione proprio a causa del contrabbando. Sarebbe di estrema importanza riuscire a includere anche questo esemplare nel programma speciale di conservazione di EASA. Ok, perfetto. Quindi abbiamo smarcato la prima preoccupazione che potevamo avere. Gli animali che si trovano all'interno dei parchi zoologici a norma non sono stati prelevati forzatamente dalla natura dagli stessi zoo. Ora, abbiamo parlato di programmi di conservazione delle specie a rischio. Ma in che senso? A differenza di quanto si pensi, i moderni parchi zoologici non sono i proprietari degli animali che ospitano, sono solo dei custodi temporanei. Come abbiamo visto, a livello europeo esiste un ente di coordinamento superiore, l'EASA. Al suo interno, un team di genetisti ed etologi traccia costantemente il DNA di ogni singolo esemplare. Questi dati permettono poi al team di EASA di determinare con precisione in quale zoo ciascun animale debba essere collocato. Questo serve per garantire la massima biodiversità delle future generazioni. Un esempio concreto di questo processo è avvenuto proprio la settimana scorsa. Un grosso esempio. Stiamo monitorando l'arrivo di un nuovo elefante indiano in questo parco. L'elefante è arrivato dalla Repubblica Ceca. La motivazione di questo trasferimento è di cruciale importanza. Gli elefanti indiani, infatti, sono classificati in pericolo critico di estinzione, il livello di rischio più alto. Per questo fanno parte di un grosso progetto di conservazione coordinato a livello europeo. Come potete immaginare, un'operazione del genere è estremamente complessa e costosa, soprattutto per quanto riguarda la logistica, il trasporto e l'accoglienza. Ottimo, ora che sappiamo da dove arrivano gli animali che vediamo nei parchi zoologici, veniamo al loro benessere. Come viene garantito che stiano bene e chi vigila sul fatto che in un parco ci siano degli standard minimi di qualità e sicurezza? In Europa esistono protocolli rigorosi e diverse figure professionali dedicate a questo scopo. In prima linea ci sono i keeper, i guardiani, che lavorano a stretto contatto con gli animali tutto il giorno.
Si tratta di figure professionali altamente specializzate, con percorsi di studio mirati per ogni specie. Loro curano ogni aspetto del benessere psicofisico degli animali, dall'alimentazione al rapporto sociale tra esemplari. I keeper lavorano a stretto contatto con i veterinari. Questo ha permesso, per esempio, in questo parco di accorgersi che un rinoceronte aveva sviluppato problemi di vista. Era cataratta, una patologia spontanea con l'età che in diverse aree del mondo è trascurata perfino per gli esseri umani. E così hanno potuto curarlo. Un'altra figura cruciale è quella dei curatori. Loro progettano e allestiscono gli habitat per ogni singola specie all'interno del parco. Da ambienti grandi per grandi animali ad ambienti a misura di animali molto piccoli, anche tra i più piccoli del mondo. Guardate, questo è un mustiolo, il mammifero più piccolo conosciuto al mondo. È grande poco più di una moneta da un euro. Pensate, vive anche nei nostri boschi in Italia, ma è quasi impossibile vederlo. Questo rende estremamente difficile valutare il suo stato di conservazione in natura. È chiaro che un parco zoologico è costantemente monitorato da enti terzi, come il Ministero dell'Ambiente. In caso di irregolarità, le conseguenze sono giustamente molto severe, dal sequestro degli animali alla chiusura totale del parco. Insomma, ci sono delle regole e vengono fatti dei controlli periodici nei parchi zoologici. Veniamo infine a un altro aspetto importante che li riguarda e che spesso non si conosce. Molti parchi zoologici, infatti, svolgono o sostengono anche delle attività esterne alle strutture stesse, che tutelano specifiche aree naturali. Andrea può farci due esempi. L'azione più importante è ovviamente conservare gli habitat naturali in cui vivono gli animali. Senza di essi, qualsiasi tentativo di reintrodurli in natura sarebbe vano o pericoloso. Come accade per questa antilope, l'Addax. È una specie desertica del Nord Africa ed era praticamente estinta in natura. Diversi zoo europei e centri di conservazione in Marocco e Tunisia hanno lavorato intensamente per costruire delle riserve protette e lì hanno potuto reintrodurre numerosi esemplari provenienti da diversi parchi zoologici. Oggi la loro popolazione continua a crescere. Ci sono altri importanti progetti che posso citarvi. In Italia, lo Zoo Safari di Fasano collabora con il Takugama Chimpanzee Sanctuary in Sierra Leone per conservare e proteggere gli scimpanzé e le loro foreste. In Repubblica Ceca, il Safari Park di Dvor Králové sull'Elba è riuscito a reintrodurre alcuni esemplari di rinoceronti neri in Ruanda. Solo con questi sforzi per preservare l'ambiente e gli animali, gli zoo possono davvero rivendicare un ruolo chiave nella conservazione. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. È chiaro che sia molto più bello potendo vedere gli animali direttamente in natura, nei loro habitat. D'altro canto, i parchi zoologici a norma, come avete visto, sono strutture molto utili da tanti punti di vista, sia educativi che di tutela e conservazione della biodiversità. Ecco, spero innanzitutto di aver sfatato qualche luogo comune che li riguardava. Grazie mille ad Andrea Valentina Gussoni per averci fatto da inviata, trovate il link del suo canale in descrizione, e grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo con un prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!